stretching consiste nell'allungare il muscolo laterale della gamba, chiamato tensore della fascia lata. Faremo 3 serie da 1 minuto, facendo una pausa da 15 secondi tra una serie e l'altra. Andremo a svolgerle prima con la gamba destra e poi con la gamba sinistra. Una volta posizionati in questo modo, allunghiamo la gamba, in questo caso la gamba sinistra, e portiamo la punta verso il basso. Resteremo così 1 minuto e poi faremo una pausa di 15 secondi. Ripeteremo questo esercizio 3 volte, prima in questo caso con la gamba sinistra, poi ci gireremo dall'altro lato e lo ripeteremo con la gamba destra. Il secondo esercizio è un esercizio di mobilità, in cui andremo a mobilizzare il ginocchio usufruendo del muscolo plantare gracile. Andremo a svolgere l'esercizio per 2 serie facendo 10 ripetizioni per gamba, appunto alternando prima la gamba destra con la gamba sinistra. Iniziamo l'esercizio. Alziamo il ginocchio della gamba destra e portiamo la punta verso l'interno e poi la riporteremo di nuovo in avanti. Faremo questo esercizio 10 volte. Prima con la gamba destra, poi porteremo giù la gamba destra e lo ripeteremo con la gamba sinistra, alternando le gambe per 2 volte. Il terzo esercizio è un esercizio sull'equilibrio. Consisterà nel camminare sui talloni per 2 serie con 5 ripetizioni, facendo tra una ripetizione e l'altra 10 secondi di pausa. Facciamo insieme l'esercizio. Camminiamo sui talloni. Arrivati a un certo punto, ritorneremo indietro. Ripeteremo questo esercizio 5 volte facendo una pausa tra una ripetizione e l'altra di 10 secondi e ripetendolo per 2 serie. Ci vediamo alla prossima lezione, ciao!